Bella a tutti ragazzi, sono Gilberag, sono qui oggi in un nuovo video sullo sniping perché ho visto che vi piacciono veramente tantissimo. Prima di partire però vi ricordo che ieri ho caricato un bel pack opening, quindi se non l'avete visto potete andare a vedervelo che è divertente secondo me, anche perché ho trovato, non lo so, lol. Raga, vi ricordo anche di arrivare a meno 60 likes perché li raggiungiamo sempre, però per vedere che la volete ancora. Ho bisogno di vedere appunto questi 60 likes. Allora, raga, qua vi porto di nuovo altri 3 giocatori da utilizzare oggi per lo sniping durante appunto i toti che sono molto utili. Allora, il primo che vi posso ricordare e portare è Juan Cuadrado della Juve, che ha un prezzo di mercato intorno ai 1100 adesso. Quindi noi, una vedete, a 1100 si vendono subito. A 1200 non conviene perché bisogna aspettare un'ora per venderli. Quindi direi che possiamo metterci a 1000 e venderli poi a 1100. Io farò i soliti 100 tocchi. Vi ricordo però che adesso io sto registrando e sono esattamente mezzogiorno meno 10. Quindi non è l'orario assolutamente adatto. Vi ricordo che l'orario adatto per sniperare è dal primo pomeriggio, quindi dalle 2:30 fino alle 6:30. Poi c'è sempre meno gente, quindi meno giocatori sul mercato e meno possibilità di prendere giocatori. Quindi adesso io ho le mani freddissime perché mi sono appena lavato i denti, quindi ho le mani gelate. Quindi probabilmente non prenderò nessuno, però ci proviamo. Vabbè, il primo l'abbiamo preso molto bene. Anche se ho le dita un botto fredde, raga. Come vedete, i giocatori escono, anche se sono quest'ora qua. Però il consiglio che posso darvi io è quello di appunto provare a prenderli durante gli orari che vi ho detto prima, perché raga, questo è TD, quindi vale di più. Quindi anziché metterlo adesso sul mercato, lo metto gli trasferimenti e poi mi guardo a quanto si vende poi. Comunque vedete che in tipo in 5 minuti ne sono già usciti tipo 4, che sono tanti, raga. State attenti anche al fatto che ATD potrebbero valere un pelo di più, quindi non vendeteli subito. State attenti sia al ruolo e sia anche all'intesa, perché se vi esce un cacciatore sicuramente vale di più che un quadrato base. Quindi attenti, guardate sempre queste cose qua. Adesso facciamo i soliti 100 tocchi e poi passiamo al prossimo giocatore. Comunque vedete che, ok, quello che posso dirvi io è fatto in quelle ore lì. Poi se non riuscite a farle in queste ore qua perché avete solo degli orari limitati, ad esempio potete solo giocare la sera, fatelo anche durante quelle ore lì, cioè nel senso i giocatori escono comunque, non è che non escano, però sicuramente escono in minor quantità. Vedete qua, adesso quest'ora non è nemmeno malissimo, perché non è malissimo giocare a mezzogiorno, però ovvio che se vi mettete tipo io ogni tanto mi metto all'una di sera e ne escono veramente pochissime. Quindi il consiglio che posso darvi è questo, poi non è una legge oltre la quale non potete andare. Raga, fatemi sapere nei commenti sempre, ovviamente, se avete provato questi giocatori qua, se avendoli provati avete riscontrato un buon esito o esito negativo. Io comunque questi qua, i giocatori che mi consiglio sempre, sono giocatori che secondo me funzionano molto bene, anche perché li provo con, cioè, li provo io, cioè nel senso li provo sempre prima di portarli, quindi so se funzionano o no, perché mi capita anche di pensare che i giocatori vadano bene e poi li provo. Non vanno bene, allora non ve li dico. È sempre, cioè non è che sono stupido. Ok, raga, mancano 16 tocchi. E poi passiamo al prossimo giocatore. Ok, raga, sono finiti i tocchi. Il secondo giocatore che posso consigliarvi è Schneiderlin, giocatore francese dell'Everton, mi pare. Adesso controlliamo subito. Morgan Schneiderlin, che ha un prezzo di mercato, ora guardiamo, è un 83, quindi ha un pelo più alto di valutazione e quindi anche ovviamente di prezzo. Intorno ai 1600 si vende entro mezz'ora, quindi si potrebbe anche fare, però noi mettiamoci a 1500 considerando che li vendiamo subito, quindi mettiamoci pure a 1400 e poi li mettiamo in vendita a 1500. Lui di lui ne escono abbastanza, anche perché la cosa che penso sempre io è: ha un prezzo di mercato di 1.400, però considerando che ha delle statistiche bruttissime perché è lentissimo, la gente lo mette, cioè mi è capitato di beccarlo anche a 7.50, perché la gente non sa che essendo un 83 vale di più che magari un giocatore che magari ha overall minore, ma almeno
ha delle statistiche migliori, quindi bisogna che lo mette anche a 750. Probabilmente a quest'ora qua non uscirà. Però provate, ragazzi, fidatevi che ne escono veramente un sacco durante l'ora giusta. Io adesso purtroppo non posso stare tanto perché voglio caricarvelo entro stasera, entro le 3. E se mezzogiorno, considerando la mia connessione, purtroppo non posso stare qua più di tanto, perché devo anche editarlo e fare tutto. E vabbè, io sono poi ritardato e sono. Credo di averlo preso. Perché quando uno prende un giocatore, si accorge perché lagga un minimo e poi ti dà, ok, l'hai preso, assegnato, assegna il coso. Invece stavolta ha laggato, ma non me l'ha dato, quindi. Comunque vedete, mi sembra ne siano usciti 4, che è buono, considerando di 100 tocchi che sono tipo, ci mettete un minuto a fare 100 tocchi, quindi 4 al minuto se li prendete tutti, cioè fate dei buonissimi crediti. Anche perché adesso sono mezzogiorno e quindi ne sono usciti 4, ma tranquillamente se lo fate tipo alle 2:30/3, ve ne escono anche 7-8, tranquillamente. Ok, raga, i 100 tocchi sono passati. Passiamo al terzo giocatore che è Adam Lallana del Liverpool. Lui esce spesso e volentieri, non è timido, ha un prezzo mi pare intorno a quello di Schneiderlin come prezzo, quindi potete tranquillamente mantenere lo stesso, forse hanno 1500, si vende subito, a 1600 vediamo un po'. 1600 si vende entro 5 minuti, quindi possiamo metterci tranquillamente a 1500 e fare i nostri soliti 100 tocchi. Ok, 1500 preso. Di Lallana ne escono veramente un sacco, perché nei pacchetti esce veramente tantissimo. Ne esce veramente tantissima, tantissima roba. Cioè, vedete quanti ne escono? Poi vabbè, io mi sono messo a 1500, però potete mettermi anche più basso, ma io trovo sia stupido, tipo a 1300 è uscito tranquillamente, mi sono fatto i big credit. Boom, Adam Lallana. Ne Ok, raga, finiamo i 100 toccozzi. Però ne escono talmente tanti che io voglio prenderli tutti, raga. Allora, raga, facciamo così. Visto che se mi metto a 1500 ne escono veramente troppi, troppi. Allora mi metto a 1400 e provo a sniperarli un po'. Tipo questo. Ma come ho fatto a non darmelo? Figlia potene. 1300, raga, fidati, minchia, Lallana è stra assurdo. È stra assurdo. Bella lì per Lallana, raga. Vabbè, visto che ne sto trovando veramente tanto, evitiamo di fare i 1000, sì, i 1000 tocchi, ciao. I 100 tocchi. E direi che possiamo chiudere il video qua, perché sennò non ce la faccio a finirlo entro le 3. Quindi nulla, raga, ci vediamo al prossimo video. Ricordatevi un big appozzo, un commentino e una condivisione. Quindi nulla, ragazzi, ci vediamo al prossimo video.